Ho messo la bilancia sulla ragazza perché molto spesso le terapie con cortisone non vogliono essere prese in questa età perché fanno ingrassare. Ed è stato uno dei motivi, diciamo, anche così scatenati nel rifiuto delle cure di alcune ragazze. In adolescenza la patologia reumatica con la sua recidiva comporta una regressione che ha, diciamo così, dei contrasti maggiori, delle conflittualità interne più ampie rispetto ad altre età. Cioè il bambino di 6 anni è anche contento di stare un po' più in braccio della mamma, diciamo così. Quello di 13 di aver bisogno della mamma per qualsiasi cosa, magari un po' più scocciato, o meglio, sempre in maniera ambivalente, no? Da una parte magari vuole decidere di non prendere più le cure, ma dall'altra ha bisogno che lo si accompagni in bagno perché non ce la fa camminare. Quindi è un'età, diciamo, più delicata di altre, più difficile, anche perché è il momento in cui si passa da una fase in cui è normale essere accuditi a una fase in cui invece è normale far per conto proprio. L'importante è non far diventare la cura uno degli elementi, diciamo così, degli oggetti del contendere. Perché diventa un braccio di ferro inutile, diciamo così, perdente da entrambe le parti. Da una parte c'è, come dire, il ragazzino o la ragazzina arrabbiata, no? Arrabbiato perché deve seguire queste pratiche, perché è malato, perché è diverso. Dall'altro c'è un genitore sempre più stanco, anche scoraggiato, no? Rispetto al fatto di dover combattere, no? su queste cose. Perché che cosa succede? Quando un bambino si ribella alle cure, che sia bambino o che sia adolescente, in qualche modo è un po' come se trasferisse proprio pari pari, come un contenitore che si travasa nell'altro, tutte le angosce e le paure derivate dalla malattia. Quindi il genitore che si trova ad affrontare questa cosa è invaso completamente dai sentimenti proiettati dal bambino, dal ragazzino. E questo lo porta a stare molto male, diciamo così, no? In una risonanza che è tutta di una diade, fatta da madri che diventano infermiere, che non sono infermiere, o almeno non per tutti, no? E che diventano incoraggiate, istruite, no? E tutto quanto, ma non è per niente facile, no? Iniziare ad avere questo ruolo in più in famiglia, no? È un po' come se le mamme mi dicessero, beh, poi, come dire, non è così banale, no? Io non l'ho mai fatto, non pensavo di volerlo fare, però poi è la soluzione più comoda. E quindi diventa un automatismo, però sono tutti sentimenti assolutamente da considerare. Che cosa comunica un bambino quando rifiuta le cure? Si tratta di andare a vedere e di ascoltare, si tratta di comprendere con la dovuta calma. Molto spesso chi lavora in reparto lo vede e lo osserva. I medici sono indaffarati, hanno tantissime visite da fare, tantissime, e non hanno il tempo tecnico, penso, per ascoltare e capire che cosa c'è che non va, no? Possono solo intervenire e risolvere la questione sul momento. Però per fortuna, diciamo così, c'è la possibilità di collaborare e di essere coinvolti su questo livello. Per cui approfondire, qua sono scomparse due immagini, no? Approfondire che cosa c'è, no? Dietro questo rifiuto, quali sono i sentimenti del ragazzo, della ragazza o della famiglia, perché anche
le sfumature possono avere importanza, questo dal punto di vista ovviamente più psicologico e sociale, ma sapendo, perché questo è diciamo l'aspetto più di approfondimento teorico, sapendo che ogni malattia organica e in particolare malattie organiche diciamo così croniche, quindi più importanti, più gravi, possiamo dire così, hanno dei disturbi legati all'umore, quindi alla sfera psichica, sono classificati, quindi esistono, sono riconoscibili, diciamo così, e si tratta di alterazioni anche persistenti. Sui bambini non si rilevano come sugli adulti, perché i bambini esprimono più facilmente la depressione con l'iperagitazione, no? Mentre un adulto depresso lo vediamo più calmo. Però diciamo che sono sintomi riconoscibili. Così come non è raro che i bambini, una volta tornati a casa dopo una lunga ospedalizzazione, per esempio, sviluppino delle altre valvole di sfogo, delle altre patologie, fobie scolari, perdita di autonomia che non si recupera, oppure altre modificazioni di carattere, no? Le mamme dicono è cambiato, è un altro bambino. Sono dovuti generalmente alla sofferenza relativa all'avere una malattia. Dobbiamo anche considerare che per le famiglie si tratta di questo, la diagnosi di una malattia cronica è un po' come lo scoppio di una bomba, è un po' come un incubo che si spera si possa interrompere. Cioè, anche il clima familiare, no? È qualcosa che tende ad amplificare i sentimenti del bambino. Il fatto che si possa chiedere un aiuto in questo senso, credo che voglia significare un prendersi cura non soltanto da un aspetto. Vi anticipo un po' la fine del mio discorso. Non ci sono soltanto gli aspetti medici farmacologici, ci sono anche quelli psicologici, teniamoli presenti e teniamoli insieme soprattutto. Perché? Perché l'esperienza della malattia poi è un'esperienza traumatica. Il trauma è un evento senza coerenza, continuità e organizzazione, cioè qualche cosa che arriva, ti scombussola, no? E ti obbliga a un'altra organizzazione. Questo è la definizione di trauma, e se lo applichiamo alle diagnosi dei nostri bambini è quello che succede, e non succede soltanto a lui, ma succede a tutta la famiglia. E chiaramente l'influenza psichica sulla sfera psichica di questo evento è diverso a seconda proprio di queste tre cose qua: della gravità della malattia, della caratteristica delle terapie, quindi quanto importante è anche intervenire in maniera terapeutica correttamente, quanto influenza anche sul ricordarsi che sono malato, e il dolore, quindi anche la percezione del dolore influenza gli aspetti psicologici. Pensate che sulla gravità della malattia non ci sono scale di gradazione, no? Nel senso che è complesso dire a fronte di una stessa diagnosi chi è più grave dell'altro, no? Chi è più quello che sta più male, quello a cui non rispondono le cure, cioè, e però sappiamo che quanto più ci si sente gravi e quanto più ci si sente male. Gli interventi che io promuovo in corsia vanno verso la riduzione dell'isolamento. Spesso ho scritto anche queste cose per gli appunti ai medici, no? È una bambina isolata, bisogna eliminare l'isolamento attorno a questa bambina. Perché? Perché è un po' come se il convivere con determinate angosce, determinate paure, l'aggressività anche che manifesta il bambino ammalato rispetto alle situazioni di confronto, in cui capisce che non è
l'unico o è uno dei pochi, diciamo. Quindi tutta questa gamma di sentimenti possono essere contenuti all'interno di una relazione, devono essere contenuti all'interno di una relazione. Molto spesso i genitori pensano di poter essere autosufficienti, no? Mentre diciamo così, a mio avviso non si può essere autosufficienti, perché i bambini crescono e hanno bisogno anche di altri elementi, di gruppi di riferimento, di amicizie, ecco, e altre figure anche adulte che possono essere di riferimento per i bambini. Così come i genitori. Cioè, penso che anche per i genitori possa essere importante condividere alcuni momenti e alcune situazioni che hanno in comune, perché i vissuti sono spesso simili, no? Sia rispetto alla malattia, sia rispetto al come fare per affrontare una crisi, un momento, eccetera. E a volte, come dicevo prima, no? Il bambino proietta sull'adulto genitore delle angosce poco razionalizzabili, poco mentalizzabili, no? Su cui si ha bisogno semplicemente di confrontarsi, di vederle insieme. Spesso nei casi che ho a mente, insomma, che ho tenuto a mente facendo questa relazione, c'era un'impossibilità, c'era un blocco, diciamo, no? Non si potevano risolvere le cose se avevamo soltanto un punto di vista. Il fatto di poter integrare il punto di vista medico con quello psicologico ha permesso di sbloccare una situazione, no? E ha permesso di mettere insieme due cose che secondo me sono insieme nella parola cura, dove non c'è soltanto l'aspetto farmacologico della manovra, insomma, quello che è, ma c'è anche la cura come abbraccio, la cura come cura di parola, come cura di attenzione, diciamo così, rivolta verso i bambini e anche verso i genitori. Chiudo con l'idea che si potrebbe anche, perché molto spesso i medici hanno questa esigenza di spiegare in breve che cosa fare rispetto a un percorso terapeutico, magari a più genitori. Un'idea potrebbe essere quello di fare dei gruppi cosiddetti psicoeducazionali, no? In modo che ci possa essere una parte di risparmio di tempo, spiegare a più persone come si fa un'iniezione, come bisogna procedere per una cura, e poi avere invece il tempo con la mia collaborazione o con anche la collaborazione di qualche genitore, accogliere quello che invece lavora di più sui sentimenti, diciamo così, legati all'attuale terapia farmacologica.